Buonasera, non avete sbagliato canale, siete proprio su TRS. Trovate me, Angelo Sghirlanzoni, invece che il giornalista Roberto Fabrucci, perché Roberto questa sera proprio non è riuscito a venire. Dopo 20 anni si fa sostituire da qualcuno per fare questa trasmissione. Questa che resta, come le altre che sono curate da Roberto Fabrucci, una trasmissione di servizio, cioè una trasmissione che vuole essere utile ai telespettatori perché si facciano un'idea riguardante questa volta il problema dell'energia. In particolare devono farsi un'idea sull'energia, sullo sviluppo che dall'energia deriva e come tutto questo può influire sull'ambiente. E questo è un titolo che è ripreso da un libro che ha curato uno degli oratori di questa sera, il professor Pedrocchi, che proprio in questi giorni ha pubblicato un libro con il titolo Energia, Sviluppo, Ambiente. In particolare, dicevo, si parlerà del cosiddetto effetto serra e del supposto, vedremo, riscaldamento della Terra, se effettivamente esiste, quanto è responsabile l'uomo di queste variazioni climatiche che spesso possono andare oltre il comportamento dell'uomo. Gli esperti sono tre. Ci sono tre esperti che in termine ippico, fino a qualche anno fa, sarebbero stati definiti del parterre di Rouen, nel senso che sono tre eminenti esperti del settore. Presento innanzitutto Alberto Rota, che è docente di termodinamica, Politecnico di Milano, che è il vero conduttore della trasmissione. Poi presento, come già accennato, il professor Ernesto Pedrocchi, che è professore di energetica del Politecnico di Milano, e il professor Ernesto P Francesco Apadula, chiedo scusa, che è il responsabile scientifico, tra le altre cose, della stazione scientifica che è messa sul Prato Rosà. Quindi perlomeno è una persona che noi invidiamo non solo per le sue conoscenze, ma anche per l'ambiente in cui lavora. Direi subito di passare la parola a Alberto Rotta perché possa meglio di me introdurre l'argomento. Grazie. Il titolo, il tema che trattiamo questa sera sono i cambiamenti climatici. Ed effettivamente è difficile trovare qualcosa di più costante del cambiamento del clima. È dai tempi degli Egizi che la gente si lamenta che il tempo non è più quello di una volta e non ci sono più le mezze stagioni. Questo è veramente un fisso. Su perché, come cambi il clima, io nella mia vita ho sentito di tutto. Il clima sta cambiando per andando verso una gla certa glaciazione, no? Si sta scaldando, no? Potrebbero essere considerati questi dibattiti un po' delle beghe tra scienziati che dice, ma noi perché ce la venite a raccontare? In fondo ci sono delle implicazioni scientifiche così complesse che... Ma c'è un piccolo particolare. Secondo l'ipotesi che si può avanzare sulle motivazioni che portano ai cambiamenti climatici, la politica, sempre pensosa dei nostri interessi ovviamente, può decidere un tipo di intervento o un altro. E già oggi, ad esempio, il fatto che abbia prevalso, magari giustamente, la tesi che i cambiamenti climatici sono causati dall'uomo, ci costa a tutti noi, solo in Italia, circa 10 miliardi all'anno, 10 miliardi di euro, e con tendenza a salire. Quindi credo che sia un problema che ognuno
dovrebbe, non dico approfondire scientificamente, ma cercare di farsi un'idea sulla fondatezza della diatesi. Io partirei chiedendo in particolare alla dottora Padula se può fare proprio rapidamente un quadro non qualitativo come citavo prima, ma più quantitativo, di qual è stata l'evoluzione della temperatura negli ultimi tanti anni, cioè anche Grazie. partendo dalle Grazie. glaciazioni. Buonasera a tutti innanzitutto. Direi che come giustamente detto l'ingegner Rota, il clima cambia, quindi è sempre stato, diciamo, soggetto dei cambiamenti. Quello che cambia in modo sostanziale, scusate il gioco di parole, è il fatto che nel passato il clima e la temperatura associata al clima, perché il clima si fa, diciamo, si utilizza questa variabile che è importante, che traccia il clima, nel passato è stata tracciata da fattori astronomici e quindi su tempi che sono delle decine, delle migliaia di anni, in base al movimento della rotazione della Terra intorno al Sole e poi all'inclinazione dell'asse terrestre e anche il movimento di precessione. E quindi questi fattori che incidevano sulla temperatura erano prevalentemente astronomici su tempi molto lunghi. Quello che sta capitando adesso e che è opinione comune di buona parte della comunità scientifica internazionale è che nell'ultimo secolo la temperatura stia cambiando per effetti dovuti appunto antropici, quindi all'immissione di gas serra in atmosfera. Quello che si vede in modo particolare negli ultimi 2 secoli è che c'è un aumento di temperatura di 0,7-0,75 gradi circa per secolo. Sembrerebbe diciamo, un valore molto ridicolo, piccolo, però vi assicuro che a livello globale questo tipo di incremento, se dovesse proseguire e quindi se la motivazione dell'immissione dei gas serra in atmosfera porta a questo aumento di temperatura, potrebbe essere preoccupante. Quindi si è creata poi una contrapposizione fra la maggior parte degli scienziati che si occupano di climatologia e alcuni e valenti altri scienziati che invece sono un po' scettici. Considero lo scetticismo nella scienza, diciamo, una cosa molto positiva. Considero altrettanto positivo valutare i fatti. Quello che abbiamo potuto vedere, ovviamente, le temperature del passato potevamo tracciarle grazie a dei carotaggi nel ghiaccio e altre cose che potevano permetterci di fare delle misure indirette che vengono chiamate proxy data. Ultimamente, negli ultimi 2 secoli, diciamo, o secolo e mezzo, si stanno invece facendo delle misure in tutto il mondo. E quindi questi dati di temperatura vengono via via raccolti, elaborati nella migliore delle maniere, cercando di capire se ci sono degli errori, se ci sono delle fonti attendibili, e a questo punto vengono elaborati in vari centri di ricerca e si è visto questo tipo di andamento. Quindi diciamo, direi che è un po' questa la situazione che andiamo a tracciare. Quello che la differenza sostanziale è che mentre prima c'erano delle glaciazioni e invece dei periodi interglaciali in cui magari il clima era abbastanza agevole, adesso abbiamo invece un discorso che sta cambiando questa temperatura portandosi a valori un po' più alti, ma i tempi che sono sostanzialmente diversi, non sono decine di migliaia di anni, ma qui stiamo parlando di decine, diciamo, secoli. Ecco. Mi pare che in realtà anche in tempi relativamente recenti ci siano stati cambiamenti piuttosto rapidi nel clima, se pensiamo alla piccola glaciazione, al periodo caldo medievale. Però non so quanto siano studiati. Io volevo invece porre, proprio richiamandomi alla causa principale di questo riscaldamento citata prima da Padula al professor Predrocchi, quanto lui ritenga che l'uso dei combustibili fossili che generano cioè CO2, in combustibili particolare fossili, fossili, cos'è? carbone, Intendo. petrolio, gas, cioè tutti quei fossili, nel senso, sono dei prodotti che si trovano
in giacimenti nel terreno che si sono formati oggettivamente in migliaia e milioni di anni e che noi stiamo usando in tempi estremamente più brevi. Quindi i combustibili fossili sono quei combustibili che entrerebbero a far parte del determinante di cambiamenti ambientali cosiddetti antropici, cioè provocati dall'uomo. Direi, veniamo un attimo prima, io ho posto la domanda un passo prima, cioè quanto la combustione che l'uomo fa per i propri scopi, per produrre energia elettrica, per scaldarsi, per produrre acciaio e tutto, influenza questa evidente e indubbia crescita della concentrazione di CO2 che abbiamo avuto negli ultimi 150 anni. Professor Pedro. Sì, grazie. Mi farebbe piacere avere proiettata la slide numero 5. La slide numero 5 mette in evidenza la variazione di temperatura media globale del mondo come risulta da 5 laboratori mondiali preposti a questi studi in correlazione con la variazione, eccola qui, in correlazione con la variazione di concentrazione dell'anidride carbonica. La curva che vedete sopra seghettata è la variazione di concentrazione dell'anidride carbonica dal 1950 più o meno fino ad ora, 2010. Si vede che è una continua crescita che sembra abbastanza regolare, poi magari faremo qualche considerazione. Sotto c'è l'andamento di temperatura. Non guardate i picchi singolari, guardate la linea nera continua che li interpola. Si vede che dal 1955 fino al 1975 la temperatura è rimasta più o meno costante. Dal 1955 fino al 2000 la temperatura è aumentata significativamente e questo tratto è quello che dà luogo all'addizione caratteristica riscaldamento globale. Dal 2000 ad ora sembra che la temperatura sia pressoché stazionaria. E allora si vede da questa figura come non ci sia poi una stretta correlazione fra la variazione della concentrazione dell'anidride carbonica, la linea sopra, con la linea sotto, che vede un tratto costante, poi una salita e poi un altro spianamento. A riguardo della domanda che mi ha fatto Rota, pregherei di vedere la slide numero 13. Che sta arrivando, da cui si vede un pezzo di dettaglio della... Si vede, dicevo, un pezzo di dettaglio della curva precedente comparata con le emissioni antropiche. Perché qui la 13, eccola qui. Va segnalato una cosa importante che non tutti sanno. Le emissioni antropiche di anidride carbonica costituiscono il 3%, ripeto il 3%, del totale di anidride carbonica che viene immesso in atmosfera. Quindi sarebbe questo 3% che andrebbe a influenzare dal punto di vista delle attività umane la concentrazione dell'anidride carbonica in atmosfera. Ma da questo diagramma si vede una cosa molto interessante. Si vede che la linea nera continua rappresenta le emissioni dovute all'uso dei combustibili fossili, che vale la pena ricordare, costituiscono l'80% della copertura del fabbisogno, l'80% della copertura del fabbisogno energetico mondiale. Si vede che dal 1973, quando ci fu la prima crisi energetica, fino al 1986 le emissioni antropiche si sono in qualche maniera rallentate. Perché si sono rallentate? Per tre ragioni. Primo, era dopo la prima crisi energetica e ci sono stati i primi interventi di risparmio energetico abbastanza facili. Secondo, sono entrati in funzione in quel periodo
200 centrali nucleari che hanno permesso di produrre energia elettrica senza emissione di anidride carbonica. E infine, attorno agli anni Ottanta, c'è stata una grossa crisi economica che ha frenato lo sviluppo. E allora si vede che l'andamento delle emissioni dell'uomo di CO2 mostrano in quel periodo un rallentamento, come se ci fosse stato un effetto Kyoto, ante litteram, perché non si parlava assolutamente ancora di Kyoto. Però si vede che la concentrazione di CO2, la linea con la seghettatura rossa, non segna nessuna variazione. Allora qui nasce un sospetto, ma è proprio vero che quel 3% di emissioni antropiche di anidride carbonica siano loro responsabili dell'aumento della concentrazione di CO2. Questo è un grosso dubbio che resta. Ma secondo lei, professore, scusi, che quali altre cause possibili per un aumento di emissioni di CO2? Sì, allora è interessante a questo punto vedere la slide numero 7, da cui si vede da dove viene il resto dell'anidride carbonica. La parte principale dell'anidride carbonica viene da due grossi pozzi, che sono l'oceano, che contiene tanto carbonio, che poi esce come anidride carbonica, e tutta la biosfera, che quando si consuma, marcisce in parole più povere, produce anidride carbonica. In questo diagramma è riportata la derivata, diciamo in modo più semplice, è derivata la variazione di concentrazione di anidride carbonica anno per anno, e è quella curva seghettata che si vede bene lì, su cui ci sono quelle freccioline rosse. Si vede una cosa interessante, che in un anno la concentrazione di anidride carbonica si misura in parti per milione. In un anno si ha un aumento di una parte per milione. L'anno dopo si ha un aumento di tre parti per milione. Poi l'anno dopo torna a mezza parte per milione. Poi va avanti, dopo un po' torna a tre. Allora, come mai con le emissioni dell'uso dei combustibili fossili, che sono praticamente regolari e costanti, si dovrebbe avere un aumento regolare, invece si ha un aumento estremamente irregolare. Perché? Perché ci sono dei fenomeni naturali che influenzano fortissimamente l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. Di questi fenomeni, di gran lunga il più importante è El Niño, un fenomeno che consiste in una bolla, gigantesca bolla di acqua calda, che si sprigiona nell'Oceano Pacifico all'altezza, diciamo, nord-est dell'Australia, sale dal profondo del mare e poi cammina lungo il Pacifico fino a sbattere contro la costa del Sud America. Questa è responsabile di queste punte, di queste emissioni di anidride carbonica particolarmente elevate, e dà giustificazione di quell'andamento strano, non regolare, che abbiamo visto prima. Ecco, indubbiamente questi due elementi che sono stati sollevati, cioè il fatto che, ricordo, la crescita della CO2, anche se su tempi brevi, non è sembrata strettamente legata alla quantità di CO2 immessa in atmosfera nell'uomo. E questo andamento crescita, mentre le emissioni umane per lunghi periodi sono state costanti, la variazione della CO2 di anno su anno è stata erratica. Ma quali, scusate, sono? È tanto una parte su un milione invece di tre parti su un milione? È il 300% di differenza, ti pagano. Che è significativo. È tantissimo. Sì. Volevo sentire il parere del dottor Padula, perché effettivamente, insomma, non mi sembrano osservazioni da ignorare, devono essere approfondite. Quello che è importante rilevare è che comunque grazie a questi
costituenti al vapore acqueo che c'è in atmosfera, quindi oltre all'anidride carbonica, al vapore acqueo, l'ozono, altri gas serra, il pianeta della Terra rimane opaco alla radiazione emessa dalla Terra e dall'atmosfera, cioè praticamente intrappola energia e senza questi composti il nostro pianeta sarebbe a meno 18 gradi. Grazie a questi composti si crea un più 33 gradi e porta la temperatura del pianeta a circa 15 gradi. Qual è il problema? Abbiamo detto che quindi questi gas tendono ad assorbire energia. All'aumentare della concentrazione di questi gas, questa energia tende a essere assorbita un po' di più. Quindi è per questo che c'è l'incremento di circa un grado, diciamo 0,75 gradi a livello secolare. Che poi è vero che i flussi che naturali sono di entità superiore a quelli delle emissioni dell'uomo, però i flussi naturali sono abbastanza in equilibrio, quindi non è corretto ragionare sui flussi, ma bisogna ragionare proprio sulle quantità di emissione. Io ricordavo valori più elevati, non solo il 3%, ma almeno il doppio, diciamo, per l'emissione. Qualora fosse anche vero che i flussi naturali potessero, diciamo, influire, a questo punto semmai la situazione si aggraverebbe, perché abbiamo comunque una continua emissione di gas serra in atmosfera, tra cui la CO2, che abbiamo visto che la fa da grande, insomma. Per quanto riguarda i vulcani, sono situazioni in cui il vulcano eruta, l'ultimo penso che sia stato nelle Filippine nel 1991, e grazie a quell'eruzione del vulcano, oltre a essere emessa il CO2, però è un valore puntuale che capita una volta ogni 10, 20, 30, 40, 50 anni e anche di più, a questo punto si hanno delle perturbazioni dell'atmosfera che fanno sì che cambiano anche le radiazioni che entrano nell'atmosfera, addirittura abbassando per alcune eruzioni anche la temperatura del pianeta di 2 gradi. Il discorso degli oceani è contenuto nei flussi, perché ovviamente se aumenta la temperatura del pianeta e la temperatura del mare tende a degasificare, quindi la CO2 entra in atmosfera. Quindi diciamo, non è corretto, a mio avviso, valutare alcuni periodi e dire in questo periodo è cresciuto di più, in quest'altro periodo è cresciuto di meno, perché le interazioni nel sistema climatico, quindi nel mare, gli oceani, la litosfera, quindi i continenti, diciamo, i ghiacci e l'atmosfera, diciamo che variano e sono soggetti a vari fenomeni, tra cui El Niño, per esempio, che provoca, per esempio, un aumento di CO2 oltre a un aumento delle temperature, mentre i vulcani tendono a diminuire la temperatura anche di qualche grado. Cosa succede? Che a questo punto è difficile stabilire sulla base di una linea che sale e un'altra che magari sembra che non sale, allora a questo punto non sono correlate, magari solo in quel pezzo. Non è corretto. Cioè bisogna cercare di capire, magari con l'ausilio anche di mezzi matematici e modelli, il perché succedono certe cose. Posso fare una domanda? A me piace molto l'idea che è poi di un francese di 100-200 anni fa, che diceva che l'atmosfera funziona come i vetri su una finestra di una stanza, cioè praticamente tende in qualche modo a isolare la Terra dalle influenze sia interne che esterne, cioè praticamente è come se fosse una stanza e questa è l'atmosfera. L'effetto serra è il fatto appunto che questa chiusura di questo tipo fa sì che l'atmosfera faccia dalla Terra come fa la copertura sì che non di ci una fa serra. Congelare. La mia domanda di buonsenso, di apparente buonsenso, è: noi siamo passati rispetto a circa 200 anni fa da 300 milioni di abitanti sulla Terra a circa 6-7 miliardi. Abbiamo aumentato enormemente i nostri consumi, usiamo non so quanti centinaia di milioni di automobili che emettono gas, in genere non sicuramente da aria fresca montana. Possibile che tutto questo non influenzi l'atmosfera e quindi il nostro modo di vivere, quindi la temperatura che ci circonda? Professor Pedrocchi. Sì, dunque è chiaro che la combustione di combustibili fossili, che come ho detto rappresenta l'80% della copertura del fabbisogno energetico, comporta l'emissione in atmosfera di sostanze varie. Qui però bisogna distinguere fra le sostanze inquinanti
che sono responsabili di un inquinamento a livello locale, che può essere più o meno grande, però in ogni caso delimitato, e le sostanze invece cosiddette sospette di clima alterante, come l'anidride carbonica, che non sono inquinanti. C'è il sospetto, come ha detto prima il dottor Padula, che possano cambiare il clima. Allora, per quanto riguarda le sostanze inquinanti, gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, gli aerosol indiretti, l'ozono e quant'altro, questi fanno dei disturbi a livello locale e tutti noi li rileviamo, non so, nell'inquinamento delle città. Però l'uomo, per quanto riguarda questi, conosce le tecnologie per contenerli. Tecnologie che fanno costare di più l'energia che noi utilizziamo e che è facile immaginare che siano facilmente impiegati a Stoccolma e invece non siano tanto impiegati a Pechino, facilmente intuibile, no? Però piano piano l'uomo quelli li saprà contenere. Il problema che invece affrontiamo stasera è la CO2, l'anidride carbonica, che è un refluo fisiologico della combustione dei combustibili fossili, perché dove c'è carbonio, quando il carbonio e anche della sopravvivenza di tutti gli esseri umani, insomma. Non è un inquinante, no, è un gas sospettato di alterare il clima. E a riguardo della correlazione fra la CO2 e la temperatura, se posso vedere la figura 8, posso dire qualcosa di più. La figura 8 rappresenta l'andamento di temperatura e l'andamento della concentrazione di CO2 dall'uscita dell'ultima glaciazione 20.000 anni fa fino a 10.000 anni fa. La 8 per scusate, tanto per dare un'idea, che diamo un'indicazione. Durante il periodo glaciale, la temperatura media del pianeta quanto era più bassa di oggi? E parliamo sempre di pochi gradi, cioè insomma nelle periodi glaciali vanno anche sotto, molto di, anche parecchio sotto. L'unico periodo in cui abbiamo avuto delle temperature diciamo prossime a quelli degli ultimi decenni, in cui le temperature, attenzione, nell'ultimo decennio sono state alte. Il professor Peredoro che ha fatto vedere che dal 2000 in poi le temperature erano basse. No, non basse, no, costante. Non sembrava assolutamente, perché il 2003 è stato uno degli anni più caldi ed eccezionali che ha mietuto vittime in tutta l'Europa. Quindi ci sono stati vari anni, anche nel 2000, nell'ultima decade, abbastanza con temperature molto elevate. Quindi diciamo l'unico periodo è stato quello medioevale, che grazie però all'uso di dati dendroclimatologici e dati diciamo da carotaggi eccetera, si è riuscito a vedere con un'incertezza più elevata il fatto che la temperatura comunque, nonostante l'incertezza, non è arrivata ai livelli di questi ultimi decenni. Quello che è interessante notare, il professor Predocchi ha fatto notare che dal 1950, mi sembra, al 1975 è stata una diminuzione di temperatura, e quella era proprio dovuta ai solfati, cioè quei composti inquinanti di cui parlava prima il professor Predocchi, che vengono immessi in atmosfera, diventano solfati, diventano aerosol. Questi solfati, se ne è fatto uso tantissimo come inquinanti, diciamo la anidride solforosa, porta a un aumento della riflessione, della radiazione solare che entra nel pianeta, e quindi tende a raffreddare. Quindi quel piccola diminuzione, che sembrava una cosa strana, non era una diminuzione dovuta al fatto che la CO2 non continuava a realizzare la sua capacità di assorbire l'energia, ma era dovuto al fatto che c'erano delle sostanze in atmosfera che riflettevano la luce solare di più, diciamo, ecco, per renderla semplice la cosa. Lei sostiene che c'è un aumento della temperatura? No, quello io sostengo che no. C'è. No. Sicuramente ecco. Un aumento di temperature negli ultimi decenni, ecco. Si apprezza in modo particolare. Quello che si vede in modo particolare che mentre l'aumento di temperatura sul secolo è 0,74-0,75 gradi Celsius, negli ultimi 50 anni è 1,28. Quindi questa ripidità dell'aumento è soprattutto negli ultimi anni. E secondo lei questo è determinato soprattutto da fattori umani? Io dico la mia opinione. Certo. I fattori, secondo me, sicuramente è inequivocabile, ma questo a livello di scienza internazionale. Sì. C'è un organo internazionale che fa questo e hanno detto che è presumibile, molto probabile, che sia dovuto alle cause umane. Ascolti, le devo fare un'altra domanda. Io ho letto recentemente che
c'è un aumento della temperatura anche negli altri pianeti del sistema solare dotati di atmosfera, tipo Marte, Venere, Titano, è vero? E come si giustifica nel caso? No, guardi, da questo punto di vista io non mi sono nemmeno posto il problema, perché stiamo da anni, ci sono climatologi che da anni, addirittura Calenda nel 1938 aveva detto che la CO2 poteva essere pericolosa per il nostro pianeta. Ma lei lo deve spiegare a me. Quindi, quello che voglio dire, sono centinaia di anni che studiamo il clima nel nostro pianeta e abbiamo dei dubbi e siamo scettici su alcune cose ed è doveroso. Figuriamoci se prendo in considerazione quello che succede su un altro pianeta. Non avrebbe senso. No, cioè, questa non mi sembra, però non abbiamo dubbi sui dati. La temperatura è aumentata, non ha nessun dubbio. E quindi siamo certi che è aumentata anche sugli altri pianeti ed è aumentata insieme. No, certi come? Come facciamo a essere certi? Abbiamo migliaia di misure sul nostro pianeta e alcuni mettono in dubbio certe cose. No, come facciamo a essere certi? Le misure non mi pare che siano dubbi. Prima è comparsa una slide, l'otto. Ecco, questa è interessante. La curva blu rappresenta l'andamento di temperatura da 20.000 a 10.000 anni fa rilevata con i sistemi dei carotani. E la curva gialla rappresenta la concentrazione di anidride carbonica. Il diagramma si legge da sinistra a destra, cioè il tempo aumenta andando nel senso di aumento delle X. Si vede che all'inizio la temperatura è costante, insomma seghettata, ma abbastanza costante. Eppure costante è la concentrazione di anidride carbonica, che è la curva gialla. Poi a un certo momento scatta un aumento di temperatura e per un po' di tempo l'anidride carbonica non aumenta. Dopo un po' aumenta anche l'anidride carbonica, le due curve, blu e gialle, vanno all'incirca in parallelo. Però, primo, questo avviene dopo un po' di tempo. Secondo, quando aumenta la concentrazione di anidride carbonica, non si vede un aumento maggiore della temperatura della curva blu. Quindi sembrerebbe che l'aumento dell'anidride carbonica non faccia niente sulla temperatura. Scusi professore, non fa nulla o non è in tutto determinante? Perché i fattori possono essere tanti. No, per carità, su un diagramma di quel tipo lì che riguarda 18.000-15.000 anni fa, è chiaro che sottiglietti di questo tipo non si possono fare. Però lì è evidente, la temperatura aumenta e la CO2 aumenta quasi parallelamente e non fa un effetto, si chiama, di retroazione, di feedback. Cioè non si vede un maggior aumento. Ma questo vuol dire semplicemente che l'anidride carbonica non è da sola determinante di un eventuale aumento della temperatura. Addirittura sembrerebbe che non sia determinante affatto da queste curve. Tanto è vero che se lei va alla punta dove la temperatura ricomincia a diminuire, la temperatura comincia a diminuire e la CO2 continua a aumentare per un certo tempo, cioè c'è un andamento in conflitto, cioè la temperatura che diminuisce malgrado la CO2 aumenti. Dopo un po' anche la CO2 si rallenta, e non vado avanti perché ripeterei le stesse cose, ma la conclusione di questo diagramma è che sembra che sia la temperatura che trascina la concentrazione di CO2, non la CO2 che trascina la temperatura, ovvero che la concentrazione di CO2 faccia pochissimo sull'andamento di temperatura. Qui l'uomo non c'era, o meglio, c'era, ma erano così pochi che l'azione dell'uomo era insignificante. Per uscire un attimo da questo discorso, cioè resta inteso che, sembrerebbe insomma, che perlomeno non è, io faccio il minimalista, che non è sicuro che la CO2 determini, che l'anidride carbonica determini l'aumento della temperatura, anzi ci sono dei dubbi. Ma non ci sono altre, siccome noi siamo, non possiamo influenzare il Sole, che può scaldare, può non scaldare indipendentemente da noi. Noi siamo qui per vedere se la regolazione dell'attività umana, si è parlato prima del protocollo di Kyoto, che è appunto questo tentativo di accordarsi su come fare per ridurre l'inquinamento sulla Terra. Non ci sono altri fattori
oltre all'anidride carbonica, che possono in qualche modo portare a un aumento del cosiddetto effetto serra, cioè un aumento della temperatura. La temperatura del pianeta dipende praticamente da varie cose. Una di queste, vabbè, la radiazione solare, il sole, tende a irradiare, e su praticamente non incide sul nostro pianeta. Dipende dalla composizione dell'atmosfera e poi dalla formazione degli aerosol, delle nubi e dalle varie cose che possono riflettere, per esempio, la radiazione solare e via di seguito. Quello che posso dire, e che è certo, è che comunque l'aumento di CO2 aumenta l'intrappolamento dell'energia. Quindi praticamente la CO2, all'aumentare della CO2, aumenta la temperatura. Abbiamo visto il professor... Perché intrappola l'energia in che senso, intrappola... scusi? Quella che esce dalla Terra? Sì. Sì, la radiazione infrarossa, i gas serra hanno delle bande, si chiamano rotazionali, che tendono ad assorbire la radiazione. Sì. E quindi intrappola questa energia. Cioè praticamente la temperatura è determinata più che dall'azione diretta del Sole, soprattutto dal riscaldamento della Terra e dal successivo riscaldamento dell'atmosfera. Sì, sì, sì. E quindi questi gas tendono proprio a intrappolare questa energia. Sì. Quindi è indubbio che l'aumentare di questi gas un'influenza sulla temperatura del pianeta c'è, è inequivocabile. Da questo dire che sia l'unico fattore, nessuno l'ha mai detto. Quello che sappiamo e siamo certi, che a livello internazionale, io parlo di migliaia e migliaia di scienziati che si occupano di climatologia da anni, sappiamo che il fattore sicuramente sicuro che incide sulla temperatura della Terra e che ha influenzato quest'ultimo periodo è soprattutto l'aumento dei gas serra. Per quanto riguarda il Sole, sappiamo che incide, ma non sappiamo ancora quantificare in modo chiaro, ci sono delle certezze minime. E sembrerebbe, sempre da questo gruppo di scienziati, che l'incidenza sia abbastanza trascurabile e che quindi quello che la fa la grande, le maggiori certezze scientifiche, ci sono sull'aumento dei gas serra. Scusa, vi pregherei un attimo di precisare un attimo meglio questo. Cioè, fondamentalmente la temperatura, l'energia la fa il Sole, che domina su tutto. Poi l'atmosfera, nelle variazioni rispetto, perché abbiamo detto, se non ci fosse l'atmosfera, e fondamentalmente citavi, mi pare all'inizio, citavi proprio il vapore d'acqua, saremmo addirittura congelati, sì, anche col sole. A meno 15, mi pare. Quindi, no? Sì, è una cosa invivibile. E quindi l'effetto serra è un fatto positivo. Non esisteremmo senza effetto serra. Sono le forzanti al di là, sopra o sotto determinati livelli, che anche se molto piccole, possono avere influenze notevoli. Prima appunto chiedevo, non ho sentito, cosa vuol dire passare una glaciazione, mi pare di aver capito che basta che la temperatura media sia 4-5 gradi inferiore adesso e sei in piena glaciazione. Quindi vuol dire che anche fenomeni che portano a variazioni, cioè non sono irrilevanti, in però questo senso. Posso aggiungere una cosa, che non è solo la temperatura che manifesta il riscaldamento del nostro pianeta, ma ci sono anche gli scioglimenti dei ghiacci. I nostri ghiacci alpini, diciamo, i piccoli, rischieranno nel giro di 30, 40, 50 anni di scomparire. Questi sono i ghiacci che si vedono. Sì, e anche quello ha un'influenza su quello. Quindi non è l'unico indicatore che ci aiuta a dire che il clima si sta riscaldando. È molto probabile che un'azione dell'uomo ci sia su questo riscaldamento ed è dovuta all'aumento dei gas serra. Che no, con questo non dico che sia prevalentemente o sostanzialmente quello, ma di certo su quello noi sappiamo che l'azione forzante esiste, è un agente forzante netto, sicuro, dove la comunità scientifica è certa che questa azione ci sia. Mi pare però che il professor Pedrocchi non sia molto d'accordo su questa interpretazione, sbaglio. Perché mi fa... No, che ci sia una... Sì, c'è l'aumento della temperatura, però che, cause, questo che è il ci sia slide 16. Un effetto è in dubbio. Il problema è quanto sia rilevante. Ecco. Se è possibile vedere la figura 16. Perché... Sì, nel frattempo diciamo che ci sono tanti indicatori
non è uno solo, sì, non è solo la temperatura, ma anche il livello del mare, quindi ci sono tante cose ecco, che... sul livello del poi mare, quello poi parliamo, il livello del mare, i ghiacci, perché dato che parliamo di un fenomeno globale, citare i ghiacci alpini è come citare il mio ripostiglio rispetto pure a Milano, no? Sì, ma proprio per questo... Allora, vediamo un attimo. Dunque, il sole. Il sole è vero, come ha detto il dottor Appadola, che dal punto di vista effetto diretto, cioè l'energia che lui manda sulla Terra, varia pochissimo, è variata pochissimo e non giustifica dei cambiamenti climatici. Però se guardiamo questa figura, che parte dall'anno 1000 o 1004, vediamo che c'è l'andamento celeste che è l'andamento della temperatura media globale sulla Terra e quello con i pallini gialli, la curva gialla con i pallini, che è l'energia che arriva dal Sole per unità di superficie. Si vede che c'è una certa buona correlazione fra le due curve. Anche se ci sono due o tre punte negative di temperatura dovuta ai fenomeni di eruzione vulcanica, il Tambora, il Coseguina e il Krakatoa o un altro che c'è stato. Bene, allora qui bisogna dire il Sole ha un effetto piccolo, però c'è. Allora forse viene il sospetto che oltre all'effetto diretto che il Sole ha sulla Terra con la sua energia, col flusso di energia che manda, che come abbiamo detto è piccolo, ci sia un effetto indiretto che ancora noi non conosciamo bene. Ma questo effetto indiretto potrebbe essere legato al vento solare. Che cos'è il vento solare? Il Sole, oltre a mandare l'energia per il irraggiamento, prevalentemente nel campo del visibile, intorno e quindi anche sulla Terra, invia anche un flusso di particelle cariche. Queste particelle cariche sono chiamate vento solare e hanno questa caratteristica. Quella che espongo adesso è un'ipotesi, non è assolutamente sicura per ora, ma è un'ipotesi che ha dei buoni fondamenti, ed è che questo vento solare sposti la radiazione cosmica. La radiazione cosmica sono onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda piccolissime che arrivano non si sa bene da dove, dal cosmo, da altre stelle, che non c'entra niente il Sole. Questi raggi cosmici pare che siano molto importanti nella formazione delle nubi. Se ce ne sono tanti, lasciano formare tante nubi e causano un raffreddamento della superficie terrestre. Se ce ne sono pochi e il vento solare non li lascia entrare nella Terra, riduce l'avvolgimento nuvoloso della Terra e quindi può causare il riscaldamento. Questa è l'ipotesi di un ricercatore danese che in questo momento è molto in auge. Vorrei passare alla 19, se possibile velocemente passare alla 19. Io posso dire, prego. Perché quella di prima, professore, se possiamo riprenderla. Perché quella di prima, l'ultimo periodo, gli ultimi 50 anni non c'era alcuna correlazione. Non c'era alcuna correlazione. Discuto su questa. Quindi io quello che voglio invitare il professor Pedrocchi, che stimo, è di non focalizzarsi su una piccola parte di un tratto e direi di lasciare vedere un attimo questo argomento tutto, perché io vorrei affrontare due altri argomenti dopo. Uno è l'andamento... Posso chiudere? Sì. Perché poi l'altra cosa interessante di cui parlava il professor Pedrocchi del vento solare, che è una cosa interessante perché appunto fanno vedere che può aumentare le nubi basse e quindi aumenta la riflessione dell'energia che entra dal sole. Hanno già fatto degli studi e hanno visto che negli ultimi decenni questa correlazione cade. Va bene. Cade. Quindi sono argomenti molto tecnici. Molto interessanti e molto tecnici. Se non sei confuso vuol dire che non hai capito. Io sono molto confuso. Quindi vuol dire che ho capito tanto. Peccato. Prego. Possiamo tornare su quella curva bianca e nera, la 19? Ecco, questa è interessante, che questa riguarda un periodo di tempo molto indietro, però si vedono due andamenti, uno della linea che sta sopra il bianco e una della linea che sta sotto al nero. È indubbio che sono strettamente legati, no? Quella sopra il bianco è il carbonio 14, che
che è un indice dei raggi cosmici che arrivano sulla Terra, è un segno, una traccia dei raggi cosmici che arrivano sulla Terra. Quella che sta sotto è l'ossigeno 18, che è un indice del clima, della temperatura, perché tornando un attimo indietro, è pur vero che sono tanti i parametri che caratterizzano il clima, però è pur vero che la temperatura in qualche maniera è quella che li trascina tutti. È chiaro che se la temperatura aumenta i ghiacciai diminuiscono. È chiaro che se la temperatura aumentasse tanto il livello del mare aumenta. Però sono conseguenti. In qualche maniera la temperatura li riassume tutti. Di pilota. E da questo diagramma sembrerebbe di capire che l'effetto dei raggi cosmici sul clima della Terra sia grande, molto più grande di quanto finora si pensava. E l'IPCC, finisco, e l'IPCC, che è l'organo dell'ONU preposto a questi studi, trascura completamente questo fatto. Almeno nei quattro rapporti che ha emesso finora, non l'ha affatto considerato. Ha considerato del Sole solo l'effetto diretto. Ma direi che... Scusi, stavi dicendo... No, stavo... Allora posso intervenire io. Direi puoi che intervenire, ma però cambiamo argomento. 30 secondi. Velocemente, volevo dire semplicemente che ben vengano altri contributi qualora l'IPCC non li abbia considerati. È importante tenere presente tutto, perché è importante sapere quale sarà il futuro per i nostri figli e le altre persone che abiteranno la Terra. Sull'attribuzione ai gas serra, comunque, non trascuriamo tutta la modellistica che ha simulato, introducendo tutti questi agenti forzanti e facendo vedere come veramente nel passato fino ad oggi gli agenti forzanti simulano chiaramente l'andamento della temperatura in modo inequivocabile. Perfetto. E quindi è quello che... Io sono molto interessato a questo argomento e mi fa piacere che ci sia un minimo di calore in queste argomentazioni, perché vuol dire che ci si può accalorare anche non solo per le squadre di calcio. Però nei discorsi che sono stati fatti vorrei segnalare una cosa a noi tutti, anche ai telespettatori. Nei fatti, quello di cercare di ridurre l'influenza dei gas serra sull'aumento della temperatura è una delle poche cose che noi concretamente possiamo fare. Perché il resto mi pare che non dipenda molto da noi. Però volevo fare un'altra domanda. Sono venute fuori delle diapositive, è venuto fuori un piccolo filmato in cui si vedevano i ghiacciai dei poli che si stanno progressivamente restringendo. Questo da un aumento mediamente aumentato dell'1,5%. Cosa? I ghiacciai? Il ghiacciaio del polo sud. L'Antartide. Ah, ho capito. Complessi, mi domandavo. Pochissimo. Siccome si sente molto, perlomeno, sulle trasmissioni meno serie della mi nostra. Mi chieda sull'Artide invece. Sì. Sull'Artide è andato giù del 20%. Sì, no, si sente molto dire che stanno comunque sciogliendosi complessivamente. Diciamo così, i ghiacci stanno aumentando i livelli degli oceani. Che cosa comporta questo concretamente? Cosa possiamo fare per opporci a questa oscillazione, che magari è un'oscillazione naturale, non indotta dall'uomo, ma che pare ci sia? Professor Padula. A livello internazionale si sta agendo per cercare di contenere le emissioni di CO2 e dei gas serra. E si sta cercando di... E non è una cosa a partire dal protocollo di Kyoto e anche oltre. Ma soprattutto la comunità europea, l'Unione Europea, lavora molto su questo punto e addirittura praticamente è da paladino su questo tipo di azioni nel cercare di contenere e mitigare le emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi non solo il Nobel per la pace, anche il Nobel per la lotta all'inquinamento. Certo, ma diciamo che uno salva anche l'altro. Certo. Perché se andiamo tutti a piedi, professor Pedro, un vantaggio c'è. Cosa pensa lei? Sì, dobbiamo fare un discorso un tantinino più lungo. Per contrastare i cambiamenti climatici noi abbiamo a disposizione due strategie. La strategia della mitigazione, che è quella di tentare di contenere le emissioni antropiche di anidride carbonica. Antropiche dell'uomo, quindi. Sì, dell'uomo, scusi, di anidride carbonica. E la seconda strategia è la strategia dell'adattamento, cioè fare in maniera che l'uomo si adatti a ciò che può succedere a seguito del cambiamento climatico. L'esempio tipico è l'Olanda. Gli olandesi si sono adattati da mille anni a questa parte a vivere in un territorio
che altrimenti sarebbe andato sotto. Ora, io penso che la strategia della mitigazione, cioè quella di ridurre le emissioni antropiche di anidride carbonica, sia assolutamente impercorribile. È vero quello che dice il professor Padula sul fatto che l'Europa è leader in questa azione, ma è un'azione del tutto inutile. Il fabbisogno energetico dell'uomo per l'80, dell'uomo vuol dire dell'umanità, del mondo, per l'80% è coperto dai combustibili fossili. Cioè, specifichi ancora, carbone, sì, petrolio... La roba che brucia, esatto. Che la brucia. Fossili. No, escludo, devi spiegare escludo anche a me le biomasse che hanno una situazione particolare, perché l'anidride carbonica che si produce bruciando le biomasse viene poi riciclata. Cioè, è stata prima già assorbita e lo verrà ancora dopo. Sì. Ma voglio fare un calcolo d'esempio. L'Europa contribuisce per il 13% alle emissioni di anidride carbonica nel mondo. Si è posta come obiettivo di ridurle entro il 2020 del 20%. Ora il 13% per il 20% fa il 2,6%. Quindi se l'Europa riesce a raggiungere quell'obiettivo, va bene, riesce a ridurre del 2,6% le emissioni antropiche mondiali, e questo valore continuerà ad andare giù, perché la Cina continuerà ad andare su e l'Europa... Quindi lei resterà. È un propugnatore dell'energia nucleare. Aspetti, dopo parliamo dell'energia nucleare. Dopo parliamo. Questo 2,6% del contributo antropico risulta essere l'8 per 10.000, 0,8 per 1.000 della CO2 totale immessa in atmosfera. Zero. Ma però fa pagare fortemente all'Europa lo scotto, perché la Cina non lo paga, gli Stati Uniti non lo pagano, l'Australia non lo paga, il Canada si è tirato fuori da Kyoto. L'Europa continua a pagarla e il risultato è evidentissimo. L'energia elettrica, che è un settore dei nostri fabbisogni energetici, in Italia costa di più che nel resto dell'Europa, ma in tutta Europa, nei paesi particolarmente impegnati, noi abbiamo che sopra il costo di un'unità di energia di 100, aggiungiamo adesso almeno 40 per questo obiettivo. Allora, secondo me, non c'è dubbio, allora, la soluzione non è la strategia della mitigazione, è la strategia dell'adattamento. Dopo, in un secondo momento, vi dirò... Beh, non penso che sia molto più facile neanche la strategia dell'adattamento. Professora Padula, quindi, intanto dovrebbe dirci bene cos'è il protocollo di Kyoto, perché ne abbiamo molto parlato oggi, ma io non ho ben capito che cos'è. Secondo, se questa impostazione porta in qualche modo necessariamente a dire che bisogna rivedere la posizione nostra sul nucleare, e che, visto che la Cina e gli Stati Uniti non hanno firmato il protocollo di Kyoto, mi risulta, non lo stanno applicando. L'hanno firmato, ma non lo applicano. Anche il Canada non sono certo, ecco, che se hanno ragione loro. Vuole rinunciare. Se hanno ragione loro. Tutte tre cose, una dopo l'altra. No, per massimo 2 minuti, perché stiamo chiudendo. No, quello che voglio dire è che questo obiettivo di contenimento delle emissioni ai livelli del 1990 non sia affatto facile, perché appunto i paesi in via di sviluppo stanno continuando a emettere CO2. È ovvio. È altrettanto ovvio che per riuscire a risolvere un problema, per esempio il buco dell'ozono, è stato risolto con il discorso messo a bando col protocollo di Montreal, hanno messo al bando i clorofluorocarburi, e quindi... Che cosa sono i clorofluorocarburi? E sono degli altri gas climalteranti che però in modo particolare distruggevano la fascia d'ozono in stratosfera, e quindi praticamente i raggi ultravioletti entravano in atmosfera provocando dei danni alla vegetazione, ma anche agli esseri umani, potendo provocare addirittura dei melanomi della pelle. Quindi, per dire, il protocollo di Kyoto ha funzionato, e si trattava solo di questi composti particolari. C'è un accordo per ridurre le emissioni inquinanti. Il protocollo di Montreal ha funzionato. Quello di Kyoto, ovviamente, alcuni paesi ce la stanno mettendo tutta.
L'Italia, per esempio, non è molto distante grazie ai meccanismi di flessibilità, joint implementation, emission trading. E alla crisi è riuscita violentissima, diciamo. Cioè sì, però mi sembra che proprio il ministro dell'Ambiente, Clini, ha dichiarato che non siamo molto lontani dal contenimento delle emissioni. Siamo a pochi percento. Se va avanti la crisi, supereremo gli obiettivi. Non tutto il male viene bastano altri 2 milioni di giorni occupati e l'avremo. Bisogna stare però attenti, questo non è causato dai cambiamenti climatici, no. Diciamo che per onore di cronaca diciamo agli spettatori no, che non la è crisi colpa non è dovuta dei cambiamenti climatici, climatici nemmeno la CO2. Sì. Bene, volevo continuare appunto su questo rapido discorso. Se ci fosse effettivamente un aumento calcolato di circa mezzo metro, un metro al 2100 dei livelli degli oceani, cosa succede? Nessuno risponde. No, si può dire prima che è un'ipotesi del tutto improbabile. Del tutto improbabile, perché no, questo è importante. C'è l'andamento, purtroppo non l'ho qui nelle slide, ma c'è l'andamento dell'aumento del livello del mare. Il livello del mare non sta crescendo in maniera particolarmente anomala. Sì, allora, sì, sta crescendo regolarmente. Cioè è facile proiettare quello che è successo nel secolo scorso, al secolo XXI, aumenterà di una decina di centimetri. Se le cose vanno. Quindi lei ci dà un po' di valium, nel senso che ci calma tutti. Allora, l'unica possibilità è. Un attimo dicendo: mi sembra effettivamente che sono stati portati un mucchio di elementi in un senso e nell'altro, indubbiamente non possiamo mettere la mano sul fuoco su nessuna di queste tese. Uno potrà ritenere più probabile l'una, ritenere più probabile l'altra. La cosa che sostengo è che in situazioni del genere, di fronte a cambiamenti climatici, sarebbe molto importante avere a disposizione tanta energia a basso prezzo, perché con tanta energia a basso prezzo potremmo affrontare cambiamenti climatici dovuti a CO2, ma dovuti anche ad altri motivi, o inversioni, raffreddamenti. Con l'energia cara la situazione potrebbe diventare estremamente difficile. E di questo ne parleremo magari. E di questo parleremo nelle prossime trasmissioni, perché è nostra intenzione continuare delle trasmissioni sull'energia. Voglio ricordare ai telespettatori che questa trasmissione verrà replicata domenica alle 22:30. Uso gli ultimi secondi per ringraziare il professor Rota, il professor Apadura e il professor Fedrocchi per averci aiutato a capire, cioè a confonderci un poco su quello che è il cambiamento climatico e le sue cause. Grazie. Grazie. Speriamo.